L'incanto di questa terra sta soprattutto nel fatto che vi si incontrano e mescolano lo spirito raffinato di Venezia e la presenza scabra e silenziosa delle montagne. Il risultato è una suggestione specialissima che non si trova da nessun'altra parte. L'ultima onda della Serenissima si rompe e muore ai piedi delle misteriose cattedrali del nord. Chi meglio di lui per rendere la magia di un contrasto? Le note divergenti e complementari dei colori delle sue valli in cui compaiono le maestose ville venete. Il grande Dino Buzzati. Dimore dal gusto raffinato e dalla variegata architettura affrontano il passare dei secoli circondate dal silenzio di immense distese verdi, sorvegliate dalla bonaria grandezza delle cime delle Dolomiti. Qui è nato Dino Buzzati, che era il fratello di mia nonna materna, e quindi questo luogo per Buzzati ha rappresentato, oltre alla sua ispirazione giovanile, il luogo proprio di poesia, di nascita della sua poetica, un luogo dove lui amava tornare tutte le estati. Ed è proprio in una di queste ville che l'autore del Deserto dei Tartari nacque il 16 ottobre del 1906. Buzzati, costantemente sospeso tra la vita milanese scandita dal lavoro al Corriere della Sera e lunghi soggiorni tra le sue montagne, trovava in questi scorsi paesaggistici il nutrimento essenziale per la sua ispirazione poetica. Non ha mai rinunciato a questo ritorno, si sentiva metà milanese, metà bellunese, ma in realtà la montagna e questo paesaggio bellunese lo ha seguito per tutta la vita. Diceva di aver sognato montagne tutte le notti della sua esistenza. Da qui, dalla casa natia dello scrittore, parte l'itinerario alla scoperta delle affascinanti dimore storiche del bellunese. La villa ha un corpo centrale del 1500 e poi ha diverse altre strutture intorno, il granaio del 1600 e altre parti rurali che hanno poi seguito la costruzione verso il 1800. È un esempio di architettura romantica, perché nella metà dell'Ottocento è stata totalmente affrescata e modificata con questo stile che la rende unica nel suo genere. La chiesetta è del 1540, è originale dell'epoca e ha al suo interno degli affreschi sempre della stessa epoca. È dedicata a San Pellegrino e quindi questo luogo si chiama appunto Villa Buzzati San Pellegrino. Grazie anche all'impegno della pronipote, Villa Buzzati, fino a pochi anni fa residenza esclusivamente privata, si sta via via aprendo al pubblico. Oltre alla possibilità di visitare i giardini, il vecchio granaio è diventato il fulcro di una serie di iniziative volta a valorizzare il patrimonio letterario del celebre avo. Mi occupo anche di un'associazione culturale che prende il nome proprio qui del luogo e anche del granaio dove ci troviamo. Questa associazione culturale ha l'intento di valorizzare questo luogo attraverso forme d'arte, cultura, spettacoli e manifestazioni che tutti gli anni in qualche modo riusciamo ad organizzare. Anche qui il turista affamato di atmosfere da sogno letterario può assaporare le suggestioni, tornando in deliziose stanze dedicate all'ospitalità. Credo che sia proprio l'unica strada percorribile per tante ville, perché ricordiamoci che le ville non sono strutturate per diventare alberghi, a meno che non ci siano degli interventi che possono anche essere lesivi del bene artistico. Però è una giusta soluzione, strada che contribuisce, cioè aiuta i proprietari delle ville a mantenere viva la villa. In qualsiasi villa si possono ricavare quelle 3-4 camere che possono dare soggiorni di fascino, di effetto, soddisfare e attirare il turismo internazionale e aiutare il proprietario della villa. Ad appena 7 km dal centro di Belluno, facilmente percorribile in bicicletta, a Modolo c'è Villa Miari Fulcis. Un complesso armonico con la villa, il cui aspetto attuale risale al XVIII secolo, le scuderie e la barchessa, con portico al pian terreno e sotto le cantine, dove è ancora leggibile la data del 1644. La tenuta di Modolo è famosa per le 7 diverse meridiane. La prima si trova sulla facciata della cappella di famiglia, mentre le altre sono dipinte sulla facciata della scuderia. Questi diagrammi solari costituiscono un insieme originale e caratteristico, unico tra le ville del territorio bellunese. L'edificio, immerso nella quiete di una vallata raccolta e affrescato al piano nobile, è forse uno dei pochi esempi architettonici del bellunese che si avvicina ai modelli delle ville di pianura.
Se nel vicentino, nel padovano e nel veneziano infatti è possibile rintracciare un'omogeneità di intenti e di stile tra le ville presenti sul territorio, nel bellunese il tentativo di trovare un comune denominatore è impossibile. L'influenza palladiana e dei seguaci di Palladio, che si è diffusa in maniera abbastanza omogenea nella pianura, qui ha portato scuola, ma non un punto di riferimento così significativo. Già nel 600 altri autori costruivano anche in pianura e il risultato è che si è come diffusa un'architettura piuttosto locale, con alcuni caratteri peraltro abbastanza omogenei, almeno nel disegno geometrico dei bordi della costruzione. La villa di montagna non è la tenuta agricola di terraferma degli aristocratici veneziani, che d'estate si trasforma in luogo di vacanze. Qui è la residenza effettiva dei proprietari, che seguono quotidianamente l'andamento delle attività dei poderi. Dimore private a tutti gli effetti, come Villa San di Zasso, a Maras di Sospirolo, dove la padrona di casa è la prima custode della storia della villa. Sono entrata come moglie del proprietario e sono ancora qua. La costruzione è stata iniziata nella fine del 600 ed è stata finita nei primissimi del 700, insomma, con carri e cavalli, non con le gru come ora. E da allora è stata fatta costruire dalla famiglia Sandi, che era di Venezia, anzi originaria di Milano, comunque era procuratore della Repubblica Veneta, che probabilmente avevano fatto anche loro le loro fortune con le sete varie della Cina. Poi l'America ha rotto tutto ai poveri veneziani. Tra gli Zasso, ad innamorarsi per primo della villa fu il bisnonno Carlo, personaggio di primissimo piano nel Belluno di metà 800. Avvocato e politico locale di grande fama, aveva una passione vivissima per il mondo agricolo, tanto che fu portatore di diverse innovazioni. Dall'innalzamento dei salari per i braccianti all'introduzione dell'allevamento delle capre, considerate all'epoca bestiame senza alcun valore. E poi un'altra cosa che ha avuto è stata l'idea di fare una coltivazione di mele. Credo che fossero stati fra i primi anche del Trentino, ce n'erano anche qua di alberi di mele tanti, ma lui ha fatto proprio con culture particolari, facendosi mandare delle qualità dalla Germania, ha preso dappertutto queste cose. Ed è stato un affare buono, perché anche i coloni ne hanno avuto un buon esito, insomma, una buona parte andava a loro ed era in più di tutto quello che rendeva la campagna, insomma. Un amore per la terra, i suoi frutti, i suoi contadini, che si tramanda di padre in figlio, in una famiglia dove l'emozione è sempre la stessa. Quelli che sono vissuti qua come coloni, sono tornati tutti nei tempi dopo essere andati via. Certi sono stati addirittura qualche centinaio d'anni, quelli di prima, e qualcun altro che è stato magari una decina, una ventina, qualcosa, sono tornati tutti per rivedere i posti magari della loro infanzia, che li hanno ricordati con una gioia, con qualche cosa di bello che si sono portati della loro infanzia, insomma, della loro giovinezza. Scendendo verso Feltre, Villa Tonello Zampiero ad Arten di Forzaso è un'altra voce solista dell'architettura del territorio. È un complesso di notevoli dimensioni, il cui nucleo principale è costituito da una villa del Cinquecento con scuderia del Seicento e rustici ed altre costruzioni del Settecento. All'interno è possibile ammirare dettagli stilistici di pregio, come i soffitti a volta tutti diversi, le decorazioni a stucco del primo piano e il loggiato continuo affrescato con riquadri a soggetto epico attribuiti a Pietro Marescalchi. Era stata concepita come abitazione estiva, appunto, dei nobili Tonello. Dopo è stata comprata da mio suocero, che l'aveva resa in stato di abbandono, e quindi nelle camere ora. All'epoca ci mettevano il mais. Noi l'abbiamo restaurata, messa di nuovo in funzione, abitata. Ora io ho bed and breakfast, allevamento di cavalli,
e continuiamo la storia. Pedalata in salita termina a Villa Pasole Bertonna a Pedavena. Sorge a 4 km da Feltre, sulla strada per il passo Crocedaune. La tradizione vuole che sia stata edificata sui resti di un antico castello. Come accade in altre dimore del Bellunese erette in età barocca, presenta in continuità di facciata un corpo centrale sopraelevato. Questa moda è stata così significativa che anche in questa casa di impronta sostanzialmente rinascimentale è stata modificata da Bernardino all'inizio del Seicento, Bernardino Pasole, letterato, accademico, latinista finissimo, si è adeguato alla moda e ha deciso di costruire quella sopraelevazione che voi vedete e che si legge benissimo come superfetazione, perché è una baracca costruita e messa con una gru sopra il tetto. Una villa che è di fatto un crogiolo di stili in cui è stato alterato il disegno purissimo rinascimentale della facciata laterale. I balaustrini dei balconi di epoca rinascimentale erano torniti. All'inizio del Settecento si lavorava la pietra a spigolo vivo, la scalinata nasce a spigolo vivo e la stonatura con i balaustrini induce a smontarli tutti e sostituirli con quelli omogenei che ora voi vedete. Fortunatamente chiunque riesce a leggere un'architettura si accorge della superfetazione e immagina con una certa facilità qual era il disegno elegante dell'epoca rinascimentale. La facciata laterale che il visitatore incontra entrando andrebbe dunque osservata senza farsi distrarre dalla suggestiva e imponente scalinata d'ingresso aggiunta solo nel corso del Settecento. Degno di nota anche il parco, che ospita un grazioso giardino all'italiana ed è ornato da una peschiera, da numerose statue e da chioschi di carpini. Una location che da qualche tempo ben si presta a ricevimenti, matrimoni e, perché no, anche qualche film. Un soffio di romanticismo si insinua così nella regalità olimpica propagatasi dalla laguna e ne nasce un pathos difficile da dire.